Ciao a tutti, oggi prepareremo le ciambelle alle patate e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, patate, zucchine, farina di tipo 0, lievito istantaneo per torte salate, un tuorlo, sale, formaggio e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Aggiungiamo un pizzico di sale, posizioniamo il cestello dove abbiamo messo le patate che abbiamo tagliato a pezzetti, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Adesso rimuoviamo il cestello e svuotiamo il boccale dell'acqua. Abbiamo posizionato le patate all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi con l'antiorario a velocità 6. Mettiamo da parte e lasciamo raffreddare. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno le zucchine e le foglie di basilico. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 4. Mettiamo da parte il tray in una ciotolina. Sempre senza lavare il boccale, adesso versiamo la farina lievito per torte salate, il sale, il tuorlo e le patate. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità spiga. A questo punto trasferiremo l'impasto su una spianatoia ben infarinata. Abbiamo trasferito l'impasto, adesso ci aiuteremo con un po' di farina, se dovesse risultare troppo appiccicoso lo stenderemo con l'aiuto di un mattarello. Una volta steso l'impasto, ritagliamo dei rettangoli. Adesso farciamo con il trito di zucchine e il formaggio. Condiamo con sale e pepe e completiamo con il formaggio. Adesso li arrotoleremo e li chiuderemo a ciambella. Adesso continuiamo così con tutte le altre. Trasferiamoli in una teglia rivestita con carta da forno e cuociamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa.
ciambelle sono cotte, andiamo a impiattare. Ciambelle alle patate e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.